Ciao, oggi ti presento un film del genere horror dal titolo Killer Crocodile o Coccodrillo Assassino del 1989 di Fabrizio De Angelis, in arte Larry Ludman, che lo ricordiamo anche in altri film tipo Il ragazzo dal kimono d'oro, e qui in un horror dove ci sono i protagonisti gli animali, in questo caso un coccodrillo. Ma andiamo a leggere la trama dietro la VHS. Una grossa quantità di materiale radioattivo viene abbandonata da dei trafficanti senza scrupoli lungo le sponde di un fiume. L'impatto sulla natura è disastroso. Alcuni animali cominciano a crescere a dismisura e sembrano aver sviluppato un'aggressività fuori dal normale. È il caso di un grosso coccodrillo che si aggira famelico lungo le anse del fiume, divorando e distruggendo tutto quello che gli capita sotto le fauci. La popolazione costiera è terrorizzata, ma la caccia si preannuncia densa di pericoli, soprattutto perché gli animali sembrano aver acquisito, oltre la mole spaventosa, anche una discreta intelligenza. Come al solito, sotto c'è il link per vedere il film e buona visione.